Nonostante la sua rivale, la Apple, sia già da tempo la regina della rivoluzione digitale, nonostante lui stesso abbia donato metà della sua ricchezza in beneficenza, nel 2013 Bill Gates, il fondatore della Microsoft, è tornato a essere l'uomo più ricco del mondo. Ha un patrimonio, secondo la classifica di Bloomberg, di 78 miliardi di dollari, superando così il messicano Carlos Slim, che era il più ricco prima di lui, un miliardario che a un certo punto ha salvato il New dalla bancarotta. Nella graduatoria di Bloomberg dei 300 più ricchi della terra ci sono anche gli italiani. Silvio Berlusconi, ci dispiace per lui, non è già da tempo il più ricco d'Italia, è soltanto, si fa per dire, 156esimo. Davanti a lui ci sono Michele Ferrero, il re della Nutella, Leonardo Del Vecchio, Giorgio Armani, e in classifica c'è anche una donna, Miuccia Prada. Dice Bloomberg che il 2013 è stato un grande anno per i ricchi della terra, ebbene il 2014 apparentemente sarà ancora migliore. Grazie.